siamo abituati a vedere una cinematografia brasiliana sempre un po' molto bella, ma cupa, violenta, un po' scura, notturna. Invece il tuo film è una commedia luminosa, divertente, leggera ma non stupida. Cosa ti ha portato a fare questo salto? Cioè, la mia prima pellicola è dentro questa tradizione del film della favela, e mi diceva: adesso voglio cambiare, non voglio parlare dell'altro, ma sì parlare di me, delle persone che conosco, della mia vita. Così c'è il posto. Il nome della pellicola è Paulista, e Paulista è proprio la via più importante di San Paolo, e tutta la situazione si svolge in questa introccio di Paulista con Consolação, che è proprio un posto, un posto molto vivace della città, che mi incuriosisce molto. Ma è anche un posto dove io vivo, dove la pellicola è stata mostrata, così è la situazione sociale che è proprio una con la quale mi identifico. Tu arriverai con noi alla fine anche del film per fare una breve sezione di domanda e risposta, ma volevo ancora chiederti questa cosa. Siamo in un festival di cinema gay e tu non sei gay, sei eterosessuale, e hai fatto un film che piace tantissimo e che è perfetto per un festival gay. Come mai? Perché c'è il personaggio di Marina. Dall'inizio sapevamo che era bisessuale, e di questo personaggio tutti gli altri personaggi sono stati sviluppati. Così anche avevamo questa, cioè, la mia partner Giorgia e anche Silvia, che conoscono bene la situazione. Silvia è l'attrice che ha anche lavorato sulla sceneggiatura, conoscono molto bene la filmografia gay, e così eravamo tutto il tempo a pensarci come fare questa pellicola e farla veramente proprio con fedeltà al suo personaggio. È di là che è venuto la storia che vedremo adesso. Ti ringrazio molto, ci rivediamo qui alla fine del film, quindi buona visione con Gas e Valdo e Paola. Senti, il personaggio del transessuale, che prima parlando, quando ci siamo parlati prima del film, ha detto che era la cosa più normale il fatto che lei non avesse problemi sulla sua identità, ma erano tutti gli altri ad avere problemi con la sua identità. È una cosa comune secondo te? È una cosa che tu hai riscontrato nella vita vera? Più o meno. In verità Maria Clara, che è l'attrice, che lei è una donna transessuale, dice che il suo personaggio è un po' il suo ideale di donna, no? Abbiamo voluto anche farlo un po' idealizzato, e così non direi che è un ritratto assolutamente realista, no? Ma un po' l'aspirazione del transessuale, questa è la verità. Sì, infatti il suo è il personaggio più centrato, nel senso più equilibrato, più cosciente di sé, di tutti gli altri. Gli altri sono un po' più... Ma questa situazione è vera. Ci sono diverse transessuali che la vivono, e anche chi hanno questo rapporto. La famiglia del suo marito non sa niente della sua situazione, e questo è proprio, e loro vivono questo dubbio: lo racconto, non lo racconto? È proprio qualcosa che succede di vero. Senti, tu hai usato una telecamera particolare, anche una tecnica particolare per girare questo film, il primo film girato con la red camera. Ci spieghi come mai? Un po' perché ho fermato di fare la pellicola già dal 92, mi piace lavorare sul digitale perché lavoro molto con l'improvvisazione. Tutti i dialoghi di questa pellicola sono improvvisati. No, li ho scritti, dopo li butto via e con gli attori li ricreiamo. E così con il digitale è molto meglio di lavorare per la pellicola. Si risparmia di più, ti permette più libertà. Esatto. Qualcuno ha qualche domanda per Roberto?
Tu hai qualcos'altro da aggiungere sul film? No, un po' questo che ho detto prima. Abbiamo voluto fare la pellicola contro il cliché del cinema brasiliano, fare una pellicola che era bella, che anche più calda, che sarebbe più vicina della realtà degli spettatori, anche sul film omosessuale, anche cioè cercare non di problematizzare il rapporto omosessuale, ma pensare dopo il problema. Così per noi era sempre una storia di amore. Questa è una pellicola che racconta delle storie di amore, e per questo è stato un piacere anche farlo, perché eravamo tutti lì molto coinvolti nella storia, e è stato, non so, una pellicola piacevole di fare, di girare, e mi aspetto veramente che anche di vederla. Credo proprio di sì. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie.